Ci sono solo 3 sedie a questo tavolo, ce ne vorrebbero di più per contenere tutta la personalità di Emma Enrico, non Enrico, e di Federica Di Criscio, due dei nuovi volti del Napoli femminile, due calciatrici già abbastanza affermate, venute a Napoli per una consacrazione. Partiamo da Federica, che ci racconta di come il suo azzurro Napoli possa, voglia, debba diventare nuovamente l'azzurro della nazionale. Una grande sfida qui. Ma diciamo, credo tu sia super pronta a raccogliere. Assolutamente sì, no, credo che Napoli io l'ho accettata proprio come una ripartenza, una rinascita, un punto dove ripartire dopo un infortunio che mi ha portato fuori dai campi per tanto tempo, e quindi io ho accettato questa nuova sfida proprio per rilanciarmi, perché volevo investire e credere in un nuovo progetto. Lo dico a tutti, il caffè si può bere, a parte perché il suo si è fatto freddo nell'attesa che iniziassimo, per te è il secondo, ma mi sembra di capire che tu, credo che da buona napoletana acquisita, due caffè dopo pranzo ci stiano bene. Ma credo che tu non ne abbia neanche eccessivamente bisogno, perché di carica sembra averne davvero tanto. No, infatti non ne prendo più di 2 al giorno. Ok, tutti e 2 con me allora. Giusto? Occhio. Benvenuto Federico. Non ci sarà riposo per Enrico oggi pomeriggio, perché adesso dovreste salire a dormire, ma dopo 2 caffè la vedo abbastanza difficile. Che calciatrice è Enrico? Di grande energia come la descrivono, ma anche di discrete qualità. Speriamo. Così mi hanno detto, io così riferisco. No. Poi dopo si vedrà. Si vedrà, si vedrà. Sono qui per dimostrare, per dare tutto quello che ho, qualitativamente. E quantitativamente. E quantitativamente. E poi il campo parlerà da solo, dai. Siete due le ragazze con maggiore esperienza in questo gruppo in Serie A, perché poi ci sono tante ragazze straniere, c'è qualcuna che era già con noi, che magari la Serie A l'ha affrontata, ma l'ha affrontata prima che diventasse forse così competitiva. Che idea avete di quello che sarà il prossimo campionato in linea generale, visto che questo livello sembra innalzarsi sempre di più? Non fate a gara a rispondere. No, infatti volevo lasciare la parola. No, penso che il calcio femminile anno dopo anno si sta alzando sempre di più questa asticella. E penso che ci sia da divertirsi. Abbiamo iniziato un nuovo percorso tutte insieme, siamo un gruppo giovane, però abbiamo grande voglia di fare, di dimostrare soprattutto sul campo, tramite il lavoro, tramite la voglia di fare che il mister ogni giorno ci trasferisce lui da solo. Le nostre motivazioni, ma anche la qualità degli avversari, che campionato ti aspetti? Sarà un campionato difficilissimo. Io credo che ci sono squadre ancora arrabbiate dall'anno precedente per come è finita, per come è andata, e squadre che ovviamente anche come noi vogliono dimostrare. Quindi sarà un campionato acceso, ma particolarmente difficile, sia sul campo che anche proprio affrontare tutto quello che ci aspetta, anche perché sarà sicuramente un campionato un po' frastagliato tra gli impegni della nazionale che devono essere recuperati, quindi dovremmo essere brave a gestire un po' tutto. Se dico Napoli, dico casa? Dici casa, dici casa. Spieghiamo 100%, il perché magari non tutti 100% conoscono. 100% casa. Mio papà napoletano, mia mamma napoletana, casa anche in Liguria, casa Napoli, Liguria uguale Napoli, dai. Vale un po' lo stesso per Elisabetta Oliviero, sì. Se dico Napoli, dico Gomorra. Gomorra. Gomorra perché è la mia serie TV preferita, questo sì. Quindi siamo tutti d'accordo. Se ci salviamo? Cena con Ciro. Bella! Alla prossima!